secondo me possiamo iniziare, sono già le 18. Tanto se Marcello Pezzetti non si fa vedere ora, tra poco lo vedremo e va bene, se no dopo Yolanda Penza interverrà Luigi Vianelle. Benissimo. Allora direi che forse è il caso che iniziamo. La giornata è stata intensa, è iniziata stamattina alle 10. È una giornata di eventi di Wikipedia, a proposito del tema che vedete nel cartellone, non so se lo vedo inquadrato solo io, negazionismo e olocausto è il tema di quest'anno. Noi ogni anno facciamo degli eventi che hanno a che fare con l'olocausto perché, stante l'ormai noto insegnamento di Primo Levi, conoscere è necessario in questi temi. Conoscere è l'attività che noi svolgiamo con l'enciclopedia, cioè raccogliere materiale che possa essere conosciuto, e quindi le nostre attività da qualche anno si incrociano con quelle relative alla ricerca storiografica sull'olocausto. Quest'anno parliamo di ciò che è antitetico alla ricerca sull'olocausto, antitetico per propria scelta, cioè il negazionismo. Avremo diversi interventi molto importanti, lo stesso professor Pezzetti di cui sentite parlare, che io stamattina ho incrociato in radio, è una delle massime autorità nel settore. Autorità per noi significa soltanto che uno degli studiosi riconosciuti come massimamente rappresentativi di questa disciplina e della specialità di questa disciplina. Parleremo di più cose a proposito del negazionismo e vedrete che vi verrà presentato anche qualche cosa sulle tecniche che sono utilizzate per cercare di inquinare i contenuti della conoscenza con determinati tipi di pseudoinformazioni che non sono quelle di carattere scientifico di cui deve occuparsi un'enciclopedia. Ciò che resta fuori potremmo dire che non è affar nostro, anche se non è vero che non è affar nostro, ma ciò che viene dentro l'enciclopedia ci riguarda direttamente e su questo noi lavoriamo ed elaboriamo sulla base di informazioni di rango scientifico, presentate correttamente secondo l'ortodossia della scienza ufficiale della storia, che sembra un ossimoro, ma è in realtà comunque un livello di approccio allo studio che è del tutto particolare, del tutto specifico e sicuramente antitetico davvero a determinati tipi di teorie. Ci sono tanti temi che sono in ballo, ci sono i temi delle singole contestazioni su determinati tipi di dato, le contestazioni sui numeri, naturalmente, sulle modalità, sull'esistenza delle camere a gas. Sul valore storico che possono assumere i relati individuali, cioè le testimonianze dei sopravvissuti. Questo, tra l'altro, è un argomento che è venuto a diventare sempre più, vorrei dire, scalmanato anche nelle discussioni che, si accendono su Wikipedia, nel momento in cui Wikipedia, nell'opera di raccolta dei dati, è andata a cominciare a raccogliere anche i sopravvissuti nazisti. Perché per quel poco che sono sopravvissuti hanno lasciato delle loro testimonianze, talune delle quali possono essere, diciamo così, esse stesse, diretta sconfessione di tante, tante pseudoteorie in argomento. Come Wikipedia, appunto, abbiamo l'impegno, la volontà e, anche la passione, vorrei dire, di voler mettere a disposizione di tutti la maggiore quantità di conoscenza possibile, perché senza la disponibilità di dati, elementi di conoscenza, non è possibile intavolare nessun discorso serio. 2 sere fa in televisione ho visto la presentazione di un'inedita intervista a Primo Levi da parte di Giovanna Bossier, una nota giornalista. E Primo Levi raccontava questo particolare episodio, quando lui era detenuto nel suo campo. A fianco a questo campo fu impiantata, fu dislocata una base di addestramento. Scusate, sento un eco terribile. Una base di addestramento delle giovani SS, quindi ragazzotti dai 16 anni in su.
i quali venivano condotti dentro al lager, gli venivano indicati deportati, gli venivano puntati a dito, segnalati così alla brava. Forse non tutti ricordano che Primo Levi, una delle sue particolari caratteristiche, conosceva il tedesco, quindi capiva quello che si dicevano i tedeschi, e sentiva che i deportati venivano indicati alle giovani reclute come: ecco, vedete, questi sono i nostri nemici, è per loro colpa che i destini del nostro paese vanno male. Ora, questo tipo di trasmissione di informazioni, se vogliamo, da un punto di vista così proprio di valore scientifico, è spesso lo stesso che è alla base di certe posizioni che oggi vediamo su internet, assunte da persone che di informazione non ne hanno neanche un po', il che non vuol dire che non ci siano persone informate fra i negazionisti, vuol solo dire che naturalmente ciò su cui dobbiamo lavorare è rendere possibile che la conoscenza delle materie dell'Olocausto sia a portata di clic. Quando si parla di Olocausto su internet, oggi, nel tempo che viviamo, ci deve essere a portata di clic la maggiore possibile quantità di conoscenza in maniera che possa essere immediato e quindi praticamente meno doloroso, arrivare a risolvere certe posizioni il prima possibile. Questo credo che sia parte del nostro dovere, credo che non sia parte solo del nostro. Quindi con questa lunga premessa io vorrei dirvi che stiamo per sentire degli interventi interessanti, per cui corro a lasciare la parola a loro. Prima che a loro vorrei dare la parola un attimo al comune di Castano Primo, che vedo online, che ha allestito un'iniziativa per il giorno della memoria e vorrei che, se possibile, ce ne parlassero loro stessi. Credo che ci sia la signora Stefania Mancuso, che possa raccontarcela. Ci siete? Sì, grazie. Passo prima la parola al consigliere. Buonasera, io sono Ilaria Trento, sono consigliere delegato alla cultura e vi porto saluti del sindaco Giuseppe Pignatello e dell'amministrazione. Vi ringrazio dell'invito. Noi siamo stati, Stefania, che voglio ringraziare perché ci ha introdotto questo importante evento, al quale noi appunto abbiamo delle consigliere che hanno cercato di dare uno scuotolo all'università della conferenza per farla conoscere alla comunità canese. Credo che sia importantissimo perché tra l'altro sono capitati sotto mano questi dati, il 15,3% degli italiani crede che la Shoah non sia mai esistita, il 16,1% crede che le storie dell'Olocausto siano esagerate, sono le fonti appunto che abbiamo discusso con il rapporto Italia del 2020. E quindi, come abbiamo già detto, conoscere, ricordare, non dimenticare, soprattutto questi dati cadono proprio a fagiolo, diciamo, rispetto ai vostri interventi. Si parla di negazionismo e come è possibile ancora negare qualcosa che sembra invece palese? Infatti vi ascolterò con interesse. Dicevamo che il Comune di Castano ha istituito il mese della memoria, questo è il punto di partenza, perché poi il culmine sarà per noi castanesi il 26 febbraio, quando commemoreremo tre giovani ragazzi fucilati dagli occupanti nazisti il 26 febbraio 1945. I loro nomi sono Franco Noè, Antonio Noè e Franco Griffanti. Quindi oggi è la prima giornata del mese della memoria, partecipiamo a questa conferenza e poi nel muro dell'ex palazzo municipale saranno proiettate per tutto il mese delle frasi di questi tre, quelli che noi chiamiamo tre martiri, per commemorare appunto la loro memoria, oltre ad altre iniziative che coinvolgeranno anche la scuola. Altro punto importante, io sono insegnante e so che se non parliamo ai nostri ragazzi, finché ci sono dei testimoni diretti, forse che raccontano, è un modo anche per loro di conoscere, ma poi quando mancheranno le testimonianze dirette, quando poi più avanti sarà ancora più difficile, come si fa a tenere viva la memoria? È una cosa che io personalmente mi chiedo sempre e quindi questa è la mia sensibilità al tema. Lascio la parola a Benissimo. lei che è l'artefice di tutto ciò.
Grazie a tutti. Grazie a lei. Grazie a tutti voi per questa partecipazione. Io sono Stefano Mancuso e sono venuta a conoscenza di questo progetto attraverso i figli della Shoah, che mi hanno indicato poi il contatto di Francesco Carbonara, il quale poi appunto ha espresso la mia volontà e anche la necessità di far partecipare tutti i commercianti di Cassano a questo progetto, non solo perché lo trovo assolutamente attuale, ma anche perché credo che rispecchi assolutamente molti punti che rimangono a volte diciamo troppo lasciati a se stessi, ecco. E quindi da questo ne è nato un bellissimo progetto. Ringrazio l'amministrazione comunale di Cassano e tutti quanti, e spero poi di poter appunto partecipare anche al vostro gruppo e di essere poi inserita attraverso il gruppo di Wikipedia. E questo è tutto, vi ringrazio. Certamente, come in tutte le attività di Wikipedia, sono benvenuti tutti i contributi che vengono in onestà intellettuale e voglia di far conoscere. Adesso io ringrazio il vostro comune e mi complimento per l'iniziativa, e vorrei lasciare la parola invece a Yolanda Pensa, che è qui come presidente di Wikimedia Italia, che è l'associazione fra wikipediani, possiamo dire così, nonché il capitolo italiano della Wikimedia Foundation, l'ente che diciamo così ci tiene sui server e consente a questo grande movimento wiki di distribuire conoscenza nel mondo. Però è anche una esperta wikipediana, non diremo veterana perché sarebbe indelicato, è giovanissima, è una ragazza che ha lavorato moltissimo sulle voci di Wikipedia, a partire dai suoi interessi scientifici che riguardano l'Africa e il postcolonialismo. Quindi arriva a questi argomenti, di cui so che è molto interessata, da campi abbastanza contigui, giusto? Giusto. Buonasera a tutti. Allora, in realtà quello che vorrei fare questa sera è ringraziare, ringraziare anche a nome di Wikimedia Italia, e ci sono essenzialmente tre motivi per cui vorremmo ringraziarvi per questo incontro. Il primo è perché è molto importante il tema che stiamo affrontando, e soprattutto è molto importante la riflessione sulla storia. Avere delle occasioni in cui si parla di temi complessi e si guarda al passato è fondamentale. Tale anche per l'approccio che abbiamo su tutti gli argomenti di Wikipedia. Alla fine Wikipedia è una fonte di informazioni enorme, estremamente visibile, e quello che facciamo e costruiamo qua è importante per il modo in cui le persone affrontano questi argomenti, li vedono, quello che troveranno sulla rete. Per cui prima di tutto vorrei ringraziare appunto per questo evento, che è già la sua terza edizione, e vogliamo anche come Wikimedia Italia che prosegua, perché è importante ogni anno riflettere e riaprire il dibattito sul tema della storia e sul tema dell'Olocausto. Il secondo motivo per il quale vorrei ringraziarvi è la collaborazione con gli storici e i ricercatori. L'attenzione che c'è stata anche in questi mesi, la ricerca di bibliografica, l'attenzione anche per una collaborazione con centri di documentazione e esperti è fondamentale. Wikipedia si basa sulle fonti, per cui lavorare sulle fonti, lavorare con gli esperti, e spesso tra l'altro anche i nostri contributori sono degli esperti, questo è chiave per fare in modo che i nostri contributi, i nostri contenuti dell'enciclopedia e anche degli altri progetti siano di alta qualità. È anche importante che si vada in una direzione di apertura dei contenuti. Noi sosteniamo anche l'open access, gli open data, fare in modo che la ricerca scientifica sia sempre più disponibile. Questi anche sono motivi per i quali, insomma, vi ringrazio, perché si crea comunque un'occasione di collaborazione e magari anche appunto di apertura di archivi e nuova documentazione che poi può rendere accessibile una delle migliori fonti anche per gli articoli di Wikipedia, e non solo. Il terzo motivo, infine, è ringraziare i contributori. Scrivere voci e migliorare le voci sulla Seconda Guerra Mondiale è un tema complesso, e l'impegno di alcuni contributori è veramente chiave. Ed è anche su questa nota che passo la parola a Luigi Vianelli, che c'è una frase che a me piace molto, si dice:
chiunque può contribuire a Wikipedia. Quello che in realtà poi si scopre quando si conoscono i contributori è che i contributori in realtà non sono chiunque, e sono persone che in effetti dedicano un impegno e un lavoro all'enciclopedia abbastanza strabiliante. Infatti lo ringrazio e sono contenta di sentire il suo prossimo intervento e conoscere meglio come è stato il lavoro su Wikipedia, perché è appunto particolarmente difficile e complesso su questi temi. Grazie mille. Sì, infatti ringrazio anche io Luigi, che adesso spero sia già pronto online. Vorrei vedere se posso. Perfetto. Allora, Luigi è anche lui un esperto wikipediano, nonché nella vita reale una delle persone più preparate che io conosco sull'argomento, eppure questa sera ci parla di un argomento abbastanza specifico del quale non anticipo nulla, ma so che sarà molto interessante per tutti. Prego. Grazie mille, ringrazio Wikimedia Italia e gli amici wikipediani che mi hanno invitato a parlare in questa occasione, per me veramente è un onore. Parlerò per circa 15 minuti, ma forse sforerò di qualche minuto, del negazionismo in Wikipedia. L'analisi sarà necessariamente ristretta, anche per problemi di tempo, al progetto Wiki in lingua italiana, per cui mi aiuterò con alcune slide che adesso spero di far vedere. Il mio schermo. Ok, spero che si veda. Se si vede, ditemelo per cortesia, così vado avanti. Lo vediamo. Ok, perfetto, grazie. Allora, iniziamo con una foto. Chi è questo signore qui? La foto in realtà è abbastanza datata, visto che nel 2021 questo personaggio compirà 70 anni. Comunque sia, è quella che appare nella voce della nostra enciclopedia dedicata a lui. Questo signore qui si chiama Carlo Mattogno. È quello che potremmo definire l'attuale principe del filone del negazionismo della Shoah, che in un mio vecchio articolo del 2002 chiamai tecnico. I negazionisti tecnici sono quelli che si presentano volutamente in maniera politicamente neutra e da una parte possono essere specializzati o fanno finta di essere specializzati in chimica o in ingegneria delle camere a gas. Dall'altra invece utilizzano una metodologia iperdecostruttiva o ipercritica nell'analisi delle fonti storiografiche. Al di là del fatto che io personalmente ritengo Mattogno un finto negazionista tecnico, cioè che uno che pubblica i propri libri per le edizioni AR di Franco Freda e scrive su una pubblicazione di area neofascista o neonazista come Orion, è evidente che qualche propensione politico-ideologica verso quell'area là deve pure averla, ma comunque resta un dato che Mattogno è uno che pare che sappia le cose, gira per archivi, legge documenti, scrive le sue belle note in calce, presenta una bibliografia corposa e pare quindi uno scienziato serio. Queste ultime due parole, scienziato serio, le metto fra virgolette perché disgraziatamente, incredibilmente, sono state scritte dallo storico tedesco Ernst Nolte nella prefazione per l'edizione in lingua italiana di un suo saggio, dimostrando peraltro, sto parlando di Nolte, di non conoscere non solo l'opera di Mattogno, ma anche le ormai decine di saggi che analizzano le metodiche discorsive e distorsive dei pseudo-storici negazionisti. Quando apparve il mio articolo su Mattogno, questi si inalberò dal punto da dedicarmi un suo articolo dal titolo eloquente, da Francesco Germinario, Germinario è un ricercatore della Fondazione Micheletti, a Luigi Vianelli, che sarei io, ossia il tracollo dell'antinegazionismo in Italia. Questo che vedete qui è l'amorevole articolo a me dedicato da Mattogno all'interno di un sito che si chiama AARG, che se vogliamo così è un po' uno zibaldone del negazionismo mondiale, un sito in varie lingue che presenta centinaia di articoli negazionisti, mettendosi retoricamente, come loro stessi dicono, sotto la protezione dell'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che stabilisce che ognuno ha diritto alla libertà di opinione e di espressione. Mi permetto qui una piccola digressione personale, perché fu la prima ma non l'ultima volta in cui venni pubblicamente attaccato per quanto ho scritto, ma devo dire che dopo un'iniziale arrabbiatura micidiale capii proprio in questo, ma anche nei successivi casi, che questi articoli a me dedicati, come quello di Mattogno, stanno a indicare di aver colpito nel segno, e quindi va bene così. Come viene presentato Carlo Mattogno, questo negazionista, nella nostra enciclopedia?
andiamo a leggere la sua voce. Non so se lo leggerete, ma vi leggo io i tratti salienti di questo che è l'incipit della voce. Carlo Mattogno è uno storico italiano, ufficiale dell'esercito italiano attualmente in congedo, specializzato in analisi e critica testuale. Mattogno è il maggiore storico revisionista italiano. Dopo aver compiuto studi linguistici avanzati in latino, greco ed ebraico, iniziò a interessarsi al revisionismo dell'Olocausto sul finire degli anni 70, ma grazie all'erudizione acquisita in questi anni sulla questione dell'Olocausto, nell'85 pubblicò Il mito dello sterminio ebraico e sempre nello stesso anno Il rapporto Gernstein, Anatomia di un falso, editi da Sentinella d'Italia, ma la sua bibliografia è vasta. Forse qualcuno di voi avrà fatto un balzo sulla sedia perché dice: ma come, il principale negazionista italiano contiguo alla destra estrema neofascista, neonazista, è presentato come uno storico revisionista con studi avanzati in latino, greco, ebraico, erudito, la cui bibliografia è vasta? In effetti questo era lo stato della voce esattamente l'11 settembre 2008, qua si vede la data, a seguito di una serie di rimaneggiamenti della voce stessa ad opera di un utente con pseudonimo Valex36, palesemente paladino dei negazionisti e del negazionismo, visto che andando a controllare i suoi contributi, questi sono i suoi contributi, concentrati in un breve lasso di tempo fra settembre e ottobre 2008, questo è intervenuto praticamente solo su voci che interessano il negazionismo, quali negazionismo dell'Olocausto, Robert Faurisson, un francese, uno dei più noti negazionisti del mondo, e appunto Carlo Mattogno. Ricordo a chi mi ascolta e non è avvezzo alle cose wikipediane che nel progetto Wiki non solo è possibile leggere le voci enciclopediche nello stato in cui sono, ma anche in ogni singola versione intermedia della voce stessa e ogni singolo intervento della voce, ogni singolo intervento anche di ogni wikipediano, quindi nel nostro gergo si chiamano edit, può essere visto, quindi la voce può essere vista in qualsiasi momento della sua storia. Infatti oggi la voce su Mattogno in realtà non era quella di prima, ma è questa qui. E dice: Carlo Mattogno è un saggista italiano, quindi ha perso la sua qualifica di storico, considerato il principale esponente del negazionismo dell'Olocausto in Italia. Secondo le biografie presenti in alcuni siti negazionisti, avrebbe condotto studi avanzati in latino e greco ebraico, occupandosi di analisi e tecnica testuale, ma non esistono elementi che provino l'effettiva partecipazione di Mattogno ad alcun percorso di studi in tal senso, né d'altro canto risulta in possesso di alcuna laurea. Dagli anni 70 ha iniziato a occuparsi della storia dell'Olocausto, aderendo fin da subito alle tesi negazioniste. Nel 1985 ha pubblicato Il mito dello sterminio ebraico e rapporto Gernstein, Anatomia di un falso, con la casa editrice Sentinella d'Italia e la Destra Radicale Italiana, notizia questa che era tranquillamente stata eliminata, anzi non presentata nella stato precedente della voce. Direi che siamo una bella differenza. Tornando alla voce su Mattogno, nello stato in cui era l'11 settembre del 2008, balzano immediatamente all'occhio delle costanti del negazionismo. Attenzione però, non solo del negazionismo della Shoah, bensì di ogni negazionismo. I negazionisti, a qualsiasi parrocchia appartengano, qualsiasi sia la loro tipologia di negazionismo, odiano essere chiamati negazionisti. Ogni definizione alternativa va bene, ma negazionisti proprio no. Amano essere chiamati storici, scienziati, e nel caso dei negazionisti della Shoah, storici revisionisti. Mi autocito, ma potrei citare anche i bei saggi di Francesco Germinario o Valentina Pisanti o Claudio Vercelli, che sostanzialmente dicono la stessa cosa. I negazionisti, cioè, si camuffano dietro la parola revisionismo, cercando di mettersi nella scia delle correnti revisioniste, per così dire, legittime, rimanendo sempre evidente che, questa è una frase di Claudio Vercelli, tutti gli storici sono dei revisionisti, poiché è nell'implicito dell'agire storiografico stesso il comparare, lo stabilire scale di comprensione, l'identificare similitudini, alterità e così via. Dalla versione di Valex 36 a oggi sono passati 12 anni, ma per modificare la voce su Mattogno al fine di renderla più potabile, io e altri utenti wikipediani dovemmo impegnarci in lunghe diatribe nella pagina di discussione della voce. E anche qui devo specificare per i non wikipediani che ascoltano questo intervento che ogni voce dell'enciclopedia presenta, per così dire,
una sottopagina nella quale si discute sullo stato del lemma, sulle modifiche effettuate o da effettuare, eccetera, eccetera. Se controlliamo questa pagina di discussione, noteremo che mentre già pochi mesi dopo lo sfracello pro-negazionista fatto da Valex 36, la voce su Mattonio, ricordo ancora l'anno 2008, si presentava già in modo abbastanza decente, salvo piccole e continue punzecchiature di alcuni che hanno provato per n volte a sostituire la parola negazionista con revisionista. L'ultimo intervento di un filo negazionista nella pagina di discussione è invece addirittura di 7 anni dopo, il 2015. Resa quindi più o meno impermeabile la voce, fu nella pagina di discussione che si concentrarono gli sforzi più articolati dei negazionisti, ai quali, direi quasi necessariamente, si dovette rispondere nel merito, già che i wikipediani qui presenti sanno, per aver vissuto sulla propria pelle, una cosa che i non wikipediani non sanno, e cioè che la struttura stessa dell'enciclopedia, le sue stesse dinamiche e in qualche modo i suoi stessi principi fondativi, cosiddetti pilastri di Wikipedia, permettono a chiunque o quasi di dire la sua nelle pagine di discussione di ogni voce. Sto parlando anche di chi non ha mai aperto un libro, ma clamorosamente si è formato una sua, ciò nonostante si è formato una sua convinzione, direi quasi declamatoria, e pretende per ciò stesso che tale convinzione venga recepita in una voce enciclopedica. E questi sono in genere però i casi più semplici da contrastare, bastando anche una secca ribattuta. Ma sto parlando anche di chi, essendosi magari pasciuto dei libri negazionisti di Mattonio o di Forisson, apparentemente fondati su prove documentali evidenti e conclamate, questi qui magari vengono a dirti, per esempio, come è scritto qua, che Mattonio è uno storico, definito ad esempio storico serio da Nolte, quello che citavo prima, nella presentazione di questo libro qua, che è Controversie, il quale non è un revisionista, non dell'Olocausto perlomeno. Molti storici ortodossi ritengono Mattonio il massimo storico revisionista su Auschwitz, e se li citassi tutti, dice questo contributore negazionista, dovrei inserire una bibliografia infinita, sebbene non accettino le sue tesi. E poi dice che è stimato da alcuni storici ortodossi, alcuni dei quali lo ritengono il massimo esperto di Auschwitz in ambito revisionista, e io, dice questo negazionista nella pagina di commenti, ho inserito l'Istituto di Storia Contemporanea di Monaco, inoltre, spiego, aveva inserito una nota nella quale diceva che uno dei testi di Mattonio era citato in una bibliografia su Auschwitz curata dall'Istituto di Storia Contemporanea di Monaco. A uno che argomenta così, quindi, devi quasi necessariamente rompere il giocattolino, facendogli intanto notare che Nolte intanto non ha mai scritto storico serio, ma scienziato serio, cioè questa è una piccola differenza, spiegandogli poi sulla base di cosa Nolte ha argomentato quanto sopra, e bisogna anche dimostrare per tabulas che le argomentazioni di Nolte erano fallaci, confutando il presunto asprezzamento dell'Istituto di Storia Contemporanea, che non si è mai espresso sulla bontà dei testi di Mattonio, e chiedendo di tirar fuori le presunte dichiarazioni di stima degli storici cosiddetti ortodossi che non esistono, eccetera eccetera. In altre parole, per confutare un negazionista nelle pagine di discussione di Wikipedia in lingua italiana è stato necessario l'intervento di una serie di utenti, fra i quali sottoscritto, che conoscessero la questione di cui si trattava per filo e per segno, e in qualche modo facessero capire al negazionista di turno che non c'era trippa per gatti. Passiamo a una cosa molto più recente. Il 23 dicembre scorso, parliamo del 2020, un utente anonimo contestò l'autenticità di una foto presente nella voce Olocausto all'interno della pagina di discussione della voce stessa. Al di là del caso specifico che non sto qui a riassumere, perché si tratta di uno dei mille particolari di infima importanza a cui si attaccano i negazionisti, ritenendo e volendo far ritenere che l'eventuale ed ipotetica ricostruzione errata di questo o di quel piccolo particolare faccia crollare l'intera storia della Shoah, che si tratti di una foto, della forma o del posizionamento dei fori di introduzione dei cristalli di Zyklon B in una delle camere a gas di Auschwitz, della tenuta stagna della porta di una camera a gas, eccetera, eccetera. Al di là di questo, ripeto, di questo caso specifico, è interessante, l'intervento del negazionista di turno era questo qui, è interessante notare, vi faccio vedere anche la foto era questa qua, che era di Buchenwald, una foto celeberrima, anche perché al suo interno, in uno di quei personaggi, è Elie Wiesel. Quindi diciamo che le cose da notare, ripeto, sono due. La prima è l'ampiezza del paragrafo scaturito da questo intervento, che in pochi giorni
si è sviluppato per centinaia di righe e letteralmente migliaia di parole. La seconda è invece l'intervento finale di questo negazionista anonimo, il quale dice di non aver cambiato la pagina di Wikipedia perché le modifiche sarebbero annullate prima di subito. Invece scrive qui, così qualcuno capitando qui possa leggere le nostre conversazioni e sapere che ci sono anche versioni della storia, magari accendendogli la curiosità. E finisce così con la frase che ho evidenziato adesso. Io sono cresciuto come assoluto credente nella Shoah e quasi per caso sono capitato su dei testi revisionisti. Inizialmente li rigettavo, ma facendo il paragone fra la versione ufficiale e gli studi revisionisti, ho dovuto riconoscere l'effettiva assurdità della prima e la consapevolezza di aver vissuto nella menzogna insieme ai miei parenti e amici mi ha infastidito non poco. In queste poche righe sono condensati alcuni topoi particolari del ragionamento negazionista che a ben vedere sono estendibili a molti e diversi ambiti negazionisti e complottisti contemporanei. Perché il negazionismo, a ben vedere, è una delle diverse forme nelle quali si esplicita il complottismo, la teoria del complotto. Qui sarebbe da aprire un'ampia parentesi, ma visto che il tempo è poco e siamo all'interno di una conferenza wikipediana, non posso far altro che rinviare in primis alla voce dell'enciclopedia che si chiama Teoria del complotto, in particolare al paragrafo scientificità. E in secondis a un vero e proprio caposaldo dell'analisi di queste teorie, e cioè un celebre saggio di Karl Popper che si intitola Congetture e confutazioni. Quali sono i topoi particolari del negazionista che si vedono nell'intervento che ho evidenziato prima? Il primo è questo qua. Nella vita di un negazionista c'è un prima e un dopo, e una fase intermedia, che potremmo chiamare illuminazione, sulla falsariga di Paolo di Tarso, culminato sulla strada di Damasco. Nel prima c'è una versione ufficiale, chiamata menzogna. Questa versione ufficiale di solito è imposta da qualche entità più o meno oscura e indefinita. Penso per esempio ai protocolli dei savi di Sion del 1905, se non ricordo male la data. Quindi oscura e indefinita, oppure nota e potentissima. Pensiamo per esempio ad alcune teorie del complotto legate a Soros o al Bill Gates che sono emerse negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Per i negazionisti della Shoah, però, sono in genere gli ebrei, gli alleati o entrambi che crearono la versione ufficiale. Qui vi faccio vedere una vignetta degli anni 20 del secolo scorso, dove si vede un ebreo che maneggia come marionette i capitalisti sulla destra con l'elmetto inglese e i sovietici sulla sinistra. Quindi sono sempre gli ebrei, gli alleati o entrambi, ebrei e alleati, che crearono la versione ufficiale e utilizzarono i processi di Norimberga per imporre su scala mondiale la verità della Shoah assoluta ed oppressiva. Nel dopo c'è la scoperta della verità, quindi c'è questo prima, l'illuminazione e il dopo. Ma nel durante c'è uno stupefatto cammino che va dalle tenebre alla luce, seguendo i testi dei revisionisti, allo stesso modo in cui Hansel e Gretel, che qui vediamo, seguivano le briciole di pane nel bosco minaccioso della fiaba. Ma non c'è solo questo nelle parole che abbiamo appena letto. Quello che dice è: io spero che qualcuno legga qui, eccetera, eccetera. C'è anche l'idea di essere essi stessi briciola. L'idea che raccontandosi nella pagina di discussione della voce Olocausto in Wikipedia in lingua italiana, si possa in qualche modo essere un seme per future conversioni. Sembra quasi che il nostro personaggio ci inviti a prendere la pillola blu o pillola rossa. Dice: ti porterò fuori da questo matrix olocaustico se seguirai il percorso di briciole che ti ho indicato. I matrix, se ricordate, non erano le briciole ma il coniglio bianco, che riecheggiava lo stesso coniglio bianco di Lewis Carroll e di Alice nel Paese delle Meraviglie. È ovvio che i negazionisti di ogni parrocchia siano attirati da Wikipedia come le luci attirano le falene. Wikipedia, volenti o nolenti, è saldamente assiso sulle vette delle classifiche dei siti più visitati al mondo. Questa è la classifica del 2020, col quinto posto, con 5,7 miliardi di visite al mese. Stiamo parlando di Wikipedia nel suo complesso, tutti i progetti in tutte le lingue. E quindi è una vetrina che fa gola a tutti. Così, e vado alla parte conclusiva del mio intervento, in qualche modo Wikipedia pare essere però una sorta di paradosso, sia pure relativo.
Un noto storico accademico francese di nome Pierre Vidal-Naquet nel 1981 pubblicò un libro divenuto famoso per il tema di cui stiamo trattando, ovviamente odiato da tutti i negazionisti mondiali. Il libro è Gli assassini della memoria e conteneva una serie di saggi su quello che lui chiamava allora revisionismo, perché il termine negazionismo venne infatti ideato nel 1987, 6 anni dopo, da un altro storico francese di nome Henri Rousseau. Nella chiusura della prefazione di quest'opera, Vidal-Naquet scrisse delle frasi che sono rimaste, direi, quasi scolpite nel granito, e sono queste qui. Io mi sono allora prefissato questa regola. Si può e si deve discutere sui revisionisti, si possono analizzare i loro testi come se si facesse l'anatomia di una menzogna. Si può e si deve analizzare la loro collocazione specifica nella configurazione delle ideologie, domandarsi come e perché della loro apparizione, ma non si discute coi revisionisti. Non ho niente da rispondergli e non gli risponderò mai. La coerenza intellettuale ha questo prezzo. Questo principio, si discute dei negazionisti, ma non si discute coi negazionisti, non mi risulta sia mai stato violato da nessuno storico accademico, se escludiamo certi cedimenti al negazionismo della Shoah da parte di alcuni governi e di alcuni studiosi medio orientali, per motivi che potremmo definire genericamente geopolitici e specificamente anti-israeliani. Questi, per esempio, hanno portato il regime iraniano ad organizzare una conferenza internazionale per la revisione della visione globale dell'Olocausto, ecco un'immagine, tenutasi a Teheran l'11 e 12 dicembre 2006, con intervento di apertura dell'allora ministro degli esteri iraniano e la partecipazione di un peso massimo nel negazionismo mondiale, come già citato, Robert Frisson, oltre all'ex leader del Ku Klux Klan David Duke, all'avvocato difensore del negazionista britannico David Irving, che in quei giorni era in galera in Austria per scontare una pena comminatagli proprio per negazionismo, ed altri simpatici personaggi di simile calibro. Il paradosso di Wikipedia, di quello che dicevo prima, per meglio dire ciò che a me appare un paradosso, è quello di cui ho accennato, e cioè che per la stessa natura del progetto wikipediano, noi non solo siamo stati oggetto di attenzioni in riferimento alle voci stesse, io ho parlato solo della voce su Mattonio nella Wikipedia italiana, ma tutte le voci che riguardano la Shoah hanno attirato i negazionisti nostrani che hanno cercato di modificarle. Ma siamo stati quasi obbligati a discutere coi negazionisti nelle pagine di discussione, esattamente l'opposto dell'auspicio di Vidal-Naquet. Perché poi, fra l'altro, è anche capitato che si dovesse discutere per giorni e giorni proprio delle minutaglie che tanto piacciono i negazionisti, la foto, il buco, il foro, queste robe qua, il che equivale in qualche modo a giocare su un campo di gioco scelto dai negazionisti stessi. Come uscire da questo paradosso, quindi? Quando pensavo a cosa scrivere in questo breve intervento, volevo terminarlo esplicitando una mia preoccupazione legata alla presenza di un paragrafo sul negazionismo nella voce Olocausto. Questo è il paragrafo della voce Olocausto. Questo paragrafo è presente fin dalla primissima apparizione della voce Olocausto nel progetto Wikipedia in lingua italiana. Risaliamo addirittura al 2004. Tuttora la voce sull'Olocausto presenta un paragrafo abbastanza corposo sul negazionismo, che fra l'altro ho contribuito a scrivere pure io. La mia preoccupazione era data proprio da questa presenza. Mi domandavo infatti se fosse giusto o meno, in una voce così delicata, parlare, sia pure in modo corretto, del negazionismo. E allora sono andato a controllare le fonti, e in particolare due notissime pubblicazioni. Di Holocaust Encyclopedia, della Yale University Press, che contiene dei lemmi scritti da alcuni dei pesi massimi della storiografia mondiale sulla Shoah, come Hilbert, Breitman, Friedlander e altri, e l'Encyclopedia della Yale University Press, che contiene, Encyclopedia of the Holocaust, scritta in collaborazione con lo Yad Vashem. Entrambe queste opere contengono una voce sul negazionismo della Shoah. E quindi le mie preoccupazioni su questo paragrafo sono rientrate. Le fonti hanno parlato, il paragrafo nella voce ci può correttamente stare. E quindi questa penso che possa essere la quadratura del cerchio, il modo che ci permette di parlare non solo dei, ma anche con i negazionisti, anche se comporta per noi wikipediani uno sforzo, e pur se è un vero wikipediano, il ragionamento che adesso farò dovrebbe essere familiare. Per parlare dei negazionisti e coi negazionisti, senza far rivoltare nella tomba Vidal-Naquet, è necessario passare attraverso le fonti.
E quindi il mio invito finale è quello di approfondire le nostre conoscenze mettendole in comune, creando quindi una sorta di barriera impenetrabile che faccia annegare i negazionisti nel grande e profondo mare, mare della conoscenza. Grazie mille. Grazie a te Luigi, come sempre un intervento interessante, lo strumento non ce lo consente e l'argomento lo renderebbe improprio, diciamo che c'è un applauso virtuale per il tuo intervento, ma prima di lasciarti riposare una riflessione te la chiedo, perché naturalmente tu hai fatto una bellissima opera di analisi e naturalmente è ovvio che i dati della conoscenza non servono a nulla se non correttamente analizzati, tant'è vero che ultimamente, a parte questi casi, Wikipedia è chiamata a spiegare quel che può, diciamo così, delle falsificazioni che a tutti i livelli e in tutti gli argomenti ci sono dei dati, quindi dalla fake news ad altre cose. Cioè serve lo spirito critico per guardare alle cose. Allora, usando lo spirito critico per guardare al negazionismo, l'uomo della strada, che non è avvezzo a questi ragionamenti, a questi studi e a queste cose, però è l'uomo della strada che poi scrive sui social. Quale, secondo te, difficoltà incontra insormontabile nell'andare a cercare di capire quale sia la vera consistenza della proposta, chiamiamola così, negazionista? Io direi che, dal mio personale punto di vista, la tematica stessa sia abbastanza complessa, cioè stiamo parlando di un tema che ha prodotto, penso che sia il tema della storia contemporanea che ha prodotto più studi in assoluto, parliamo di milioni di studi, e in qualche modo anche il messaggio dei negazionisti, come qualsiasi messaggio complottista, presenta alcuni caratteri che sono quelli dell'immediatezza, ma anche di questa sorta di, come dire, di idea per la quale si riesce a scoprire una verità prima sconosciuta e fa ignota, sulla quale c'è una cappa di oscurantismo da parte dell'ufficialità, della storia ufficiale e così via, che in qualche maniera attira. Chi è che può attirare? Ma io penso e spero, anzi pensavo e speravo che potesse attirare solamente, con rispetto parlando, le menti deboli. In realtà si può notare che alcuni dei negazionisti, in questo senso veri cattivi maestri, non sono personaggi così ignoranti. Anzi, abbiamo professori universitari come Faurisson o in Italia Moffa, personaggi che, o professori anche liceali, qui dove vivo io, che è a Venezia, abbiamo avuto un professore di storia e filosofia notoriamente negazionista. Per cui, diciamo, c'è la massa delle persone con le quali parli, anche dentro Wikipedia, di negazionismo, in realtà sono, fra virgolette, semplici da contrastare, perché in realtà hanno delle conoscenze molto poco profonde. Alcuni invece sono molto più complessi, tipo il Faurisson, tipo il Mattonio di cui ho parlato prima. In questo caso però c'è sempre anche da far notare, e lo fa notare benissimo per esempio Vercelli nei suoi studi sul negazionismo, oppure lo stesso Germinario di cui ho parlato prima, il sostrato ideologico che sta sotto il negazionismo. C'è sempre un'ideologia, che sia l'ideologia nazista o neonazista o fascista o neofascista, che è il grande mare magno che poi più o meno le coordina tutte, questo è vero. Quindi direi la facilità di, ricapitolando, la facilità di comprensione di una teoria che sembra così immediata, è tutto falso, è tutto un imbroglio, e la facilità anche di essere colpiti da un'ideologia che in qualche modo ti fa sentire parte di un gruppo che in qualche maniera diventa elitario, il gruppo che ha scoperto una verità che in realtà è tutto un inganno.
Grazie Luigi, come sempre interventi del massimo interesse. Adesso io direi che è arrivato il momento di passare la parola a uno studioso di cui non, come dire, non voglio dare altre definizioni se non quella che ci viene più diretta, e cioè che noi siamo onorati che da qualche anno ci ammetta alla collaborazione su queste materie, è il professor Marcello Pezzetti, che dovrebbe essere già collegato e al quale direi che senza altro indugio darei direttamente la parola. Bene, mi sentite? Benissimo, sì. Ecco, allora mi è stato chiesto di dire qualcosa sul negazionismo. Allora, io ho pensato di fare riferimento a qualcosa che voi conoscete molto bene, ovvero la documentazione nazista. Io vorrei lasciare stare tutta la documentazione di parte ebraica, in questo caso. Io mi metto nei panni di uno che ha dei dubbi, e questi dubbi li potrebbe sciogliere se si confrontasse con quella varietà notevole di fonti che provengono dagli stessi persecutori. Allora, volevo fare un po', elencare un po' il materiale che parte si trova da voi e parte spero si troverà da voi in futuro, partendo dal Bundesarchiv di Berlino. Allora, il Bundesarchiv di Berlino è la fonte primaria di una documentazione che è spaventosa e super abbondante. Lì faremo via via riferimento a questo. Ma poi tutti gli archivi centrali di Stato dei vari paesi, cioè tutti gli utenti, anche vostri, in tutti i paesi in cui si trovano, hanno la possibilità di accedere, a parte adesso il problema del coronavirus, no? Con le difficoltà di accedere agli archivi che voi conoscete bene, ma di accedere agli archivi centrali e lì trovare veramente una documentazione notevole. Io ho inaugurato oggi una mostra su Auschwitz, ma visto da parte italiana, di tutti i deportati italiani, dove abbiamo fatto delle nuove scoperte e introdotto nuove prospettive. Ora, l'archivio centrale dello Stato c'è stato utilissimo, e l'archivio di Stato di Trieste in questo caso ci ha, come dire, permesso di vedere della documentazione che fino a poco fa non era introvabile, non si poteva trovare. Una delle cose pazzesche è stata trovare la documentazione relativa a la consegna di persone, in questo caso donne, tutte donne, da parte di fascisti che gestivano il carcere del Corneo, alle SS, e queste li deportassero. Poi abbiamo messo a confronto questa documentazione con quella di Auschwitz e abbiamo visto che là la ricezione, come dire, la documentazione sulla ricezione coincideva perfettamente, sull'immatricolazione coincideva perfettamente con questa. Quindi pensate alle immense possibilità. E poi questi sono materiali che non solo gli studiosi di un certo livello compiono o possono compiere, ma che un insegnante attraverso un lavoro intelligente assolutamente può fare con i suoi studenti. Un altro archivio che normalmente non viene mai preso in considerazione è l'archivio, o meglio gli archivi degli esteri, dei ministeri dell'estero, ma in tutta Europa. Allora, anche qui, 2 anni fa abbiamo presentato assieme al Ministero degli Esteri, alla Farnesina, in Italia, una documentazione che abbiamo rintracciato, io e la curatrice di quest'altra esposizione
che adesso andrà poi in tutta Europa, non è ancora andata per il problema ovviamente del coronavirus, pazzesco, abbiamo trovato una cassa, come dire, con la scritta ebrei, ed era tutto il materiale che il Ministero degli Esteri aveva raccolto sulla Shoah nei vari paesi europei che fosse collegata con l'Italia, cioè questa era da una parte documentazione relativa a cosa pensassero nei vari paesi in cui c'era una rappresentante degli esteri italiano sulle leggi antiebraiche italiane, e poi a distanza di 2 anni tutte le relazioni che questi hanno incominciato a mandare sulla situazione degli ebrei dove si trovavano loro. E questo è stato qualcosa di impressionante, perché i vari rappresentanti dei ministeri, i funzionari, quelli che lavoravano all'interno, hanno dato delle descrizioni del realizzarsi, dello svolgersi della Shoah, di una precisione minuziosa, come fanno normalmente i diplomatici, e pur non essendo, come dire, filo ebraici in genere. Quindi addirittura gente collegata direttamente col fascismo, che era stata nominata dal regime, mandava tutte queste iscrizioni. Quindi abbiamo saputo le cose, non so, sulla Bulgaria, sulla Romania, incredibili. Quindi gli archivi degli esteri, via via parti di questo materiale, sicuramente Wikipedia può fare un lavoro fantastico da questo punto di vista, cosa che sta già facendo, fra parentesi. Poi ovviamente tutti gli archivi della stampa, giornali, settimanali, pubblicazioni varie, anche qui non è che la si legga, e allora su delle cose specifiche andrebbero ancora ripresi e ancora presi in considerazione. Poi tutta la documentazione della corrispondenza intercettata. E anche questa è una cosa, i vari servizi segreti e non più o meno segreti che si interscambiano tutto questo materiale, arrivano a fare appunto delle intercettazioni. Se uno va a vedersi queste intercettazioni, per esempio, trova il documento di Höfler. Höfler era il responsabile delle deportazioni di Globocnik, che era uno dei più grandi rappresentanti delle SS e polizia nel governatorato generale, e gestiva i 3 campi di messa a morte di Belzec, Sobibor e Treblinka. Ora, lui a un certo punto dà le cifre delle persone che hanno ucciso, le manda ai suoi capi e così via, e tutta questa documentazione è stata intercettata. In questo caso non parlano né i sopravvissuti né gli storici, parlano quelli che hanno e stavano realizzando e che mandavano i loro rapporti. Ora, non si può non prendere in considerazione un materiale di questo tipo. Il problema è conoscerlo, farlo conoscere, e voi avete un compito fantastico, che è quello di farlo conoscere, di portarlo al pubblico. È chiaro che non potete lavorare da soli, è chiaro che ci vuole l'aiuto, per esempio, del mondo scolastico, è chiaro che vanno formato, bisognerebbe formare gli insegnanti a utilizzare Wikipedia, ve lo dico chiaro e tondo da un certo punto di vista. Poi i diari e le agende, ma non il diario di Anna Frank, il diario e le agende dei persecutori a tutti i livelli. Per esempio, non è tradotto purtroppo in italiano, ma chi conosce il Dienstkalender di Himmler? È stata una pubblicazione, questa è stata fatta in Germania, che ha rivoluzionato anche il modo di vedere Himmler e così via, tant'è che ci sono degli studi fatti poi da storici tedeschi su Himmler grazie a questo Dienstkalender, e da questo Dienstkalender si vede tutto. Ma oltretutto c'è anche il rapporto che lui ha avuto con gli italiani e con Mussolini. Lui ha detto tutto della realtà, non dico proprio tutto, ma
ha spiegato la realtà della messa a morte a Mussolini, quindi Mussolini sapeva perfettamente quel che sarebbe successo agli ebrei che venivano deportati dall'Italia. E per esempio, i diari di Goebbels, sì, i diari di Goebbels, quanti li leggono? Anche qui non ci sono grandi traduzioni in italiano, ce ne sono alcune che sono assolutamente introvabili. In Francia, per esempio, adesso è uscita la pubblicazione di tutti gli diari di Goebbels, che dovrà in tedesco, in inglese, in francese e non in italiano. Se uno li legge con attenzione, sa esattamente cosa sta succedendo in Polonia agli ebrei, e non solo agli ebrei, dai diari di Goebbels, il quale, dico, è un ministro. I diari di Rosenberg sull'est, ma anche i diari di personaggi minori che determinano, in cui si coglie la colpevolezza dei persecutori, perché sono loro stessi ad ammetterla nei loro diari. Per esempio, il diario del dottor Crema di Auschwitz. Secondo me poi non è un qualcosa di lunghissimo, ma delle parti ancora più ampie possono essere, secondo me, messe negli spazi della Wikipedia, perché parla di quello che lui vede, e sono quei famosi diari dove questo medico che è ad Auschwitz, professore universitario, vede, assiste alla eliminazione di gruppi di olandesi, e appena descritto e dice che è un inferno, l'inferno di Dante, e dopo aver detto questo dice: ha mangiata una zuppa fantastica con i di piselli e così via, e discute normalmente della cosa. Ora, tutto questo io non lo vedo mai in un testo che neghi, come dire, la Shoah in genere. Ma la stessa gente di Mussolini, quanti la conoscono? Quanti sanno che Mussolini ha incontrato Wolf la sera prima del 16 ottobre, convocatoli, insomma. Poi ci sono i diari dei chiamiamoli giusti, ma nemmeno, come quello di Wilm Rosenfeld di Varsavia, e il diario in tedesco, Ich versuche jeden zu retten, cerco di salvare tutti, in cui descrive esattamente il genocidio ebraico. E il diario di Karski, che è pubblicato in questo caso in italiano, che entra nel ghetto di Varsavia, insomma. E poi tutto il materiale di Auschwitz e dei lager. Chi legge i Kommandanturbefehl, che sono gli ordini dei comandanti dei campi che si danno ai sottoposti. Sono ordini di servizio che sono spaventosi. A un certo punto Rudolf Höss fa un ordine dicendo insomma, bisogna usare le maschere, dice, quando si fanno le operazioni col gas, perché potete morire. Se la prende con i nazisti, che non utilizzano in modo corretto le maschere, altrimenti dove dice basta portare i vostri bambini dentro, potrebbero essere scambiati per ebrei. Infatti il figlio di Hösler a un certo punto stava per essere portato in camera gas, lo salvano per miracolo, e tutto questo provoca degli ordini delle comandature. C'è una documentazione relativa al viaggio che fa Rudolf Höss con Hösler a Kulmhof, cioè Reuno, per la bruciatura dei cadaveri, con la descrizione perfetta della bruciatura di migliaia di cadaveri da Blobel. Cioè, bisogna leggere queste cose. La documentazione dei viaggi a Dessau a prendere il Ciclone B, una quantità mostruose avrebbero potuto fare la disinfestazione di tutta la biancheria europea,
Ma come si fa a non prendere in considerazione queste? Poi, tutta la documentazione delle ditte che hanno costruito le strutture di messa a morte e di liquidazione dei cadaveri, in particolare, ovviamente, la top funzione. È pazzesco, ma se uno dovesse leggere bene, in questo caso, il grande e mio caro amico di allora, Jean-Claude Pressac, a un certo punto dice ci sono delle sbavature, lui le chiama sbavature, cioè a un certo punto chi costruisce questo, gli operai, gli addetti, gli architetti, gli ingegneri soprattutto, non si avvedono più, non mantengono, come dire, l'accortezza che hanno di solito e si lasciano andare, per cui a un certo punto non chiamano più una camera in cui si butta il ciclone B, non la chiamano più l'Eichenkeller, che è la stanza dei cadaveri di una morgue, ma lo chiamano Gaskeller. Cioè, una stanza che e non c'è nessuna morgue, nessun obitorio in cui ci sono le gas keller al mondo. Quindi è assolutamente da prendere in considerazione tutto questo. Tutta la documentazione per conservata a Bad Arolsen, soprattutto relativi ai trasporti di gente che va là e non è mai più tornata. Non ci sono più trasporti di ritorno, né prima, né dopo, né durante, né dopo. Poi tutta la documentazione delle organizzazioni che si occupavano dei trasporti, per esempio le ferrovie, a partire dalla Reichsbahn, c'è una documentazione che è mostruosa su questo, tant'è che in Francia è stata vinta una causa contro, come dire, l'organizzazione dei trasporti. L'esistenza di fosse comuni, rintracciabili in tutto l'est. Noi abbiamo un'organizzazione, quella di padre Patrick Debois, che è riandata e ha riesumato i resti dei corpi in tutto l'est, scoprendo migliaia di morti, cadaveri e così via. Cioè, tutto questo non viene esattamente, lo vedo dal caro Carbonara che sta facendo vedere un... Ma anche qui voi avete già dedicato lo spazio a questo lavoro. Bisogna, come dicono gli architetti moderni, implementarlo. Comunque, e poi c'è il materiale fotografico con un grosso problema che voi conoscete bene, quello dei copyright. È un problema gigantesco, lo sapete, è un problema incomprensibile da un certo punto di vista. Voi spesso mettete, oltretutto voi mettete delle fotografie che sono sempre splendide, azzeccate, no? E tutte le fotografie relative alle Einsatzgruppen che si possono analizzare, se uno va nell'archivio di Koblenz, che è sempre Bundeswehr, o Rapostrop sulla liquidazione del ghetto di Varsavia e così via. A proposito delle Einsatzgruppen, si prende in considerazione il rapporto Jäger sull'eliminazione degli ebrei. È un nazista che lo fa e dice quanti ne ammazza ogni giorno, donne, bambini, vecchi, e lo dice. E poi tutta la documentazione prodotta da chi ha collaborato, a partire dagli istituti carcerari come quello del Coroneo. Comunque va sempre considerata, come ultima cosa, vorrei dire, l'immenso materiale prodotto nel corso dei processi. I processi ai nazisti dopo il 45. Anche qui bisognerebbe mettere la documentazione prodotta dagli stessi persecutori quando si devono difendere e così via, magari dando la colpa agli altri e ai superiori e così via, ma ovviamente ammettendo questa spaventosa realtà. E ricorderei il processo di Francoforte su Auschwitz, processi dei campi di sterminio nel governatorato generale a Kulmov, a Majdanek, a Hagen, quello di Kulmov e Majdanek, a Hagen, Berlino, Monaco, Francoforte, Düsseldorf, dove ci sono anche i processi di Sobibor, Treblinka e così via, con numerosissime dichiarazioni dei persecutori. Ecco, io mi fermo qui, vi ho dato solo un piccolo accenno a quel materiale che potremmo implementare in questo lavoro splendido
che fa da sempre, ma negli ultimi anni, negli ultimi periodi, ancora di più Wikipedia. Vi ringrazio. Grazie a lei, professore. Noi naturalmente non possiamo che confermare che è nostra intenzione impegnarci per fare molto di più su questo piano, e mi auguro che non cada nel vuoto il suo auspicio, che enti e istituzioni e chiunque abbia qualcosa da dire, da poter fare, venga a collaborare a questo grande lavoro. Va bene. Grazie di nuovo, professore. A presto. E allora, dopo questi due interventi, diciamo che adesso possiamo anche cominciare, scusate, sento sempre un eco, possiamo anche cominciare ad affrontare un altro degli argomenti che sono in campo e che viene non in seconda battuta, ma viene sicuramente in una forma più mascherata, e lo ritroviamo anche nelle nostre pagine di Wikipedia, negli interventi di alcuni che vengono, diciamo così, non per contribuire alla conoscenza, ma per fare attività, chiamiamola militanza, di certe parti. L'argomento è l'antisemitismo. Ne parliamo con Stefano Gatti, che è della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, e le lascerei subito la parola, perché sono certo che ci sono molte cose che dobbiamo sapere, e alcune mi è stato detto che le sapremo in anteprima noi qui stasera. Buonasera, ringrazio per l'invito a questa videoconferenza, e in maniera particolare ringrazio il dottor Francesco Carbonara che mi ha invitato. Questa sera io vi darò qualche dettaglio, vi darò dei dettagli in anteprima, perché io e la mia collega Betty Guetta, che è la responsabile dell'Osservatorio Antisemitismo della Fondazione CEDEC, stiamo stilando la relazione annuale sull'antisemitismo relativa al 2020. E quindi questi dettagli sono proprio in anteprima. Prima di entrare più in dettaglio, cioè su come sulla tipologia degli episodi, su quanti sono stati registrati, quanti episodi sono stati registrati nel corso dell'anno, è necessario fare un inquadramento di ordine generale. Allora, innanzitutto, l'Osservatorio Antisemitismo della Fondazione CEDEC stila la relazione annuale sull'antisemitismo in Italia dalla fine degli anni 60. Noi curiamo questa relazione per l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e poi per collaborazione con altri istituti internazionali, centri universitari, e prepariamo questa relazione anche per l'OSCAD, che è un organo interforze della polizia che si occupa di contrasto al pregiudizio e alle forme di odio. Allora, un paio di definizioni. L'osservatorio antisemitismo classifica come episodio di antisemitismo ogni atto intenzionale rivolto contro persone, organizzazioni o proprietà ebraiche, in cui vi è la prova che l'azione ha motivazione o contenuti antisemiti, o che la vittima è stata presa di mira in quanto ebrea o ritenuta tale. E noi nel giudicare, nel tipologizzare gli episodi di antisemitismo, facciamo riferimento, noi come altri istituti internazionali, facciamo riferimento alla dichiarazione operativa di antisemitismo che è stata prodotta dall'International Holocaust Remembrance Alliance, che è un'organizzazione di cui fa parte l'Italia, ne fanno parte 34 paesi, e che ha stilato una dichiarazione operativa contro l'antisemitismo e anche contro il negazionismo. Questa dichiarazione poi operativa è stata adottata anche da alcuni stati, il primo stato è stata la Gran Bretagna, e che ci aiuta appunto a definire, a circoscrivere il tema. Allora, come veniamo a conoscenza noi degli atti di antisemitismo, degli episodi di antisemitismo? Attraverso un'analisi dei mass media, dei quotidiani, dei programmi televisivi, ma poi soprattutto attraverso le segnalazioni che noi riceviamo attraverso un canale che si chiama Antenna Antisemitismo, e che è un canale digitale e poi telefonico per la segnalazione di episodi. Ma bisogna sottolineare una cosa, che non esiste una sorta di canone accettato a livello internazionale per quanto riguarda la catalogazione degli episodi.
Non è stato ancora introdotto, però noi lavoriamo in collaborazione con altri istituti, quindi seppur non esiste una catalogazione accettata a livello proprio globale, però la maggior parte dei centri studi seguono più o meno lo stesso percorso, quindi catalogano gli episodi all'interno di una serie di macro aree, per cui le differenze sono minime. Per quanto riguarda gli atti di antisemitismo c'è un problema, nel senso che mentre quelli più eclatanti, magari le violenze, quelli più forti, che grazie a Dio in Italia sono piuttosto rari, se ne ha notizia, perché poi vengono anche riportati dai principali mass media. Per quanto riguarda altre forme, magari meno gravi, meno eclatanti, qui alle volte c'è una certa difficoltà, perché non, magari le persone non sanno a chi rivolgersi, oppure perché preferiscono non comunicarlo, insomma. Un'altra cosa importante da sottolineare, per profilare l'antisemitismo in Italia, è anche il pregiudizio antisemitico, perché per valutare questo fenomeno non ci sono solamente gli atti, che variano appunto con varie sfumature di violenza, ma anche quanto è diffuso il pregiudizio. E qui cito una definizione di antisemitismo, che secondo me è molto acuta, molto, molto ben delineata, quella che propone lo storico e sociologo francese Pierre-André Taguieff, e definisce l'antisemitismo un odio ideologicamente organizzato contro gli ebrei e che si basa su stereotipizzazioni, su pregiudizi negativi. Questo antisemitismo può avere degli sbocchi violenti o addirittura genocidi, come è stato il caso della Shoah. Però appunto l'antisemitismo si basa su pregiudizi, su una serie di miti negativi che demonizzano gli ebrei. Adesso non c'è tempo poi per addentrarci in questo tema, ma comunque ve li elenco molto velocemente, e sono stati delineati in un modo secondo me molto molto ben preciso appunto da Pierre-André Taguieff in un libretto agile ma molto ben fatto, che è l'antisemitismo, pubblicato e tradotto in Italia dalla Raffaele Cortina nel 2016. E appunto questo pregiudizio, questo antisemitismo è diffuso, è così diffuso che il governo italiano nel gennaio del 2020 ha deciso di creare un coordinamento nazionale per la lotta all'antisemitismo presieduto dalla professoressa Milena Santerini, e di cui noi poi, coordinamento di cui anche noi facciamo parte. Velocemente vi elenco quali sono gli stereotipi antisemiti che fanno da base poi agli attacchi contro gli ebrei. E, diciamo, questi stereotipi, no? Pregiudizi antiebraici sono presenti a livello trasversale, perché mentre chi compie gli atti di antisemitismo, soprattutto quello più violenti, appartiene a frange estremiste, il pregiudizio è diffuso poi in un modo trasversale, per cui l'idea che gli ebrei dominino l'economia mondiale la si può trovare tra l'insegnante di liceo o magari tra il politico. Proprio un collega mi ha riferito che in occasione della giornata della memoria lui ha tenuto una lezione, una videoconferenza per un liceo della provincia di Caserta, e a un certo punto è intervenuta un insegnante che ha dato credito all'antisemitismo nazista. Dice: beh sì, è vero, gli ebrei fossero stati perseguitati, però in realtà detenevano le leve dell'economia, governavano tutti, impoverivano il mondo, e quindi quella nazista è stata una reazione alla loro avidità, alla loro tendenza di dominio del mondo. Allora, il primo stereotipo, che è quello poi che caratterizza l'antisemitismo, è la tendenza alla cospirazione, l'accusa agli ebrei di tendenza alla cospirazione, a fomentare complotti. E diciamo, questo tema dell'antisemitismo viene esemplificato dal pamphlet antisemita Protocolli di Savi di Sio. Questa è la roccia basilare dell'antisemitismo, il complottismo. Un altro elemento molto importante, un'altra delle accuse antisemitiche, dei miti di accusa dell'antisemitismo, è l'accusa di xenofobia rivolta agli ebrei, di separatismo, di esclusivismo, di misoxenia, razzismo, odio verso il genere umano. Un altro tema molto presente è quello della maledizione dell'eterna erranza, che viene esemplificata dalla figura dell'ebreo errante di Cartafilo, e che rappresenta l'accusa di nomadismo e di cosmopolitismo, l'ebreo come senza patria è intrinsecamente colpevole. Un altro mito al seguito di accuse è la perfidia, l'usura e la speculazione finanziaria, e la conseguente attribuzione agli ebrei di una pulsione allo sfruttamento e al dominio, che poi viene esemplificata graficamente nella vignettistica come l'ebreo che viene ritratto, che viene zooformizzato, cioè ritratto magari come un insetto, come un animale, come un ratto.
Un altro elemento, un altro mito d'accusa è il razzismo, ossia l'idea che gli ebrei siano razzisti, si ritengano superiori per elezione divina. Poi ci sono degli altri miti d'accusa che sono presenti più in nicchia, ma che comunque sono ancora attivi. C'è l'accusa rivolta agli ebrei di assassinio, il blood libel, l'accusa del sangue, l'assassinio e cannibalismo rituali. E questi sono temi e timidi di accusa medievali, tetri e cupi, ma che anche oggi noi troviamo soprattutto nella propaganda digitale, nei social, le accuse contro gli ebrei, alle volte si ricorre persino a questi miti d'accusa così tetri e cupi. E poi ovviamente il deicidio, che è l'accusa principale dell'antiebraismo cristiano, cioè l'accusa agli ebrei di essere assassini di Cristo e quindi figli del demonio. Questi sono i principali miti d'accusa. Che cosa caratterizza, che cosa connota l'antisemitismo in Italia? Appunto, come dicevo, l'asse portante, la struttura dell'antisemitismo è il cospirativismo. Cospirativismo che si articola in una serie di miti della cospirazione, l'idea che gli ebrei vogliano dominare il mondo, che gli ebrei vogliano attraverso organismi internazionali meticciare il mondo, omosessualizzare la società. Oppure, non so, uno dei tanti miti d'accusa che oggi è presente, l'idea del piano Calergi. No? Questa idea che gli ebrei vogliano colpire i vari stati nazionali, abbattere le tradizioni e per costruire un mondo meticcio, sionistizzato ed ebraizzato. Questa è, diciamo, la struttura, il frame. Le matrici ideologiche maggiormente presenti negli atti di antisemitismo sono il neonazismo e l'antisionismo. Antisionismo inteso come attribuzione di miti, di stereotipi antisemiti allo Stato di Israele. Un altro tema molto presente è la negazione della Shoah, ma soprattutto la negazione della Shoah rimane in un ambito di estrema destra, ma soprattutto un tema presente, molto presente all'interno dell'antisemitismo telematico, è la distorsione e la banalizzazione della Shoah. E questo è un tema presente perché è trasversale, mentre il negazionismo lo si riscontra in ambiti di estrema destra, il tema della banalizzazione che si esemplifica, che so, attraverso i meme, no, i tormentoni digitali, che so, l'immagine di Anna Frank con la maglia delle squadre di calcio usata a modo insulto, oppure più diffuso, fotomontaggi che vedono Hitler che viene presentato come vendicatore di torti, come quello che risolve i problemi dell'immigrazione mettendo gli immigrati nei forni, insomma, con delle battute triviali e pesantissime. Questo è un tema molto presente soprattutto tra i giovani. No, noi abbiamo fatto uno studio proprio nel corso di quest'anno analizzando la banalizzazione della Shoah sulla piattaforma TikTok, che è un social molto diffuso soprattutto tra i minorenni. Abbiamo trovato tutti questi elementi. Allora, per quanto riguarda il 2020, noi abbiamo registrato 230 atti di antisemitismo, con una lieve diminuzione rispetto al 2019, quando ne abbiamo registrati 251. Più o meno siamo in linea, ecco. Noi registriamo grosso modo una ventina di episodi all'anno, con dei picchi più o meno nel periodo del 20, intorno al 20, mese di gennaio, dove ne registriamo di più. Ad esempio, appunto, nel 2020 abbiamo registrato 2 gennaio 2020 39 episodi, e quest'anno siamo più o meno in linea perché il numero è più o meno lo stesso. E abbiamo registrato un lieve diminuzione che è coincisa nel periodo in cui l'attenzione dell'opinione pubblica era rivolta al tema della pandemia, per cui più o meno in primavera e al mese di ottobre-novembre, quando abbiamo registrato un calo, però più o meno è costante da alcuni anni la registrazione di una ventina di episodi. Gli episodi di quest'anno sono iscrivibili all'interno di una decina di tipologie, cioè le aggressioni. Abbiamo avuto un'aggressione, uno schiaffo che è stato dato a un ragazzo a Roma, antisemitismo diffuso attraverso i mass media, diffamazioni di insulti, discriminazione, in pochi casi, ma la maggior parte degli atti vengono inseriti in due tipologie, quella della diffamazione degli insulti e quella del web, cioè l'antisemitismo nel web. Circa 120 atti di antisemitismo sono riconducibili alla rete, e
diciamo su 230 l'80, 70, 80% degli atti vengono veicolati da piattaforme informatiche. Per cui anche l'insulto viene o forme di discriminazione principalmente attraverso le piattaforme informatiche. E questo è un fenomeno che ormai va avanti da una quindicina d'anni, progressivamente lo spazio internet è sempre più ampio. Quindi questo cambiamento noi lo abbiamo registrato a partire dagli anni inizio degli anni 2000, cioè quando si è sviluppato il web 2.0, cioè il web sociale, che ha dato origine appunto al web interattivo, tra cui nasce anche Wikipedia proprio all'interno di questa rivoluzione del web 2.0, del web dove tutti gli utenti diventano creatori di contenuti. E quindi appunto a partire da questo periodo l'antisemitismo, il vettore principale degli attacchi antisemitici è diventato il web. Tornando poi al tema che era stato precedentemente affrontato del negazionismo, la banalizzazione della Shoah è sempre più forte, sempre più presente, proprio perché è un tema trasversale, è un tema proprio che si lega magari all'umorismo politicamente scorretto, quindi ottiene anche successo tra i giovani che talvolta non si rendono neanche conto della valenza antisemitica e fortemente violenta delle immagini che loro veicolano. Cioè, ripeto, queste cose di Hitler, cuoco maldestro che brucia i negri, dico tra virgolette, o gli zingari. Per quanto riguarda poi un fenomeno nuovo che abbiamo registrato nel corso del 2020 è quello che è stato definito Zoom bombing. Cioè questi attacchi informatici che vengono condotti attraverso le piattaforme digitali. Non è caso della pandemia, la maggior parte delle videoconferenze e delle lezioni si tengono online e quindi gli estremisti dell'antisemitismo hanno colto questa occasione per rinnovarsi e quindi gli attacchi a partire dalla primavera dello scorso anno si sono moltiplicati. Proprio il mio direttore mi raccontava di un attacco che ha subito ieri lui durante una conferenza. E poi è anche interessante notare che tutti quegli attacchi che noi abbiamo registrato hanno una matrice di estrema destra. Ulteriore dimostrazione del fatto che il movimento nazista è quello più attivo negli attacchi contro gli ebrei. Il pregiudizio è sì trasversale, ma quando si tratta di attacchi, di attaccare e di colpire, l'area neonazista è quella più attiva e non fa altro che riverniciare di modernità quelli che sono dei comportamenti antichi, insomma, le azioni squadriste che non sono più nel mondo fisico, nel mondo reale, ma si sono spostati nel digitale. E questa è una cosa che noi avevamo sottolineato, cioè la pericolosità di questo ambiente, questo mondo internet che avrebbe potuto diventare una nicchia, una sorta di palestra per l'estremismo. Noi avevamo iniziato a sottolineare intorno al 2008-2010 dicendo che appunto che avrebbe potuto diventare, se non ci fossero stati gli strumenti di contrasto efficaci, una sorta di palestra per l'estremismo, e purtroppo devo dire che abbiamo avuto ragione. Sì, grazie allora del suo intervento. Non so se posso rivolgere anche a lei una domanda che mi è venuta ascoltandola e che riprende anche in parte una domanda che prima dal pubblico era stata fatta. Uh-huh. Lei può, diciamo così, isolare delle differenziazioni per grado di istruzione, per censo, nell'incidenza dei fenomeni antisemitici? Non è possibile perché, come dicevo, la quasi totalità degli atti che noi registriamo sono online, quindi è impossibile profilare l'autore dell'atto di antisemitismo, perché nella maggior parte dei casi si ricorre all'anonimato. C'è quello che si firma Giuseppe Gobelli e ti mette come avatar, che so, un'immagine di un estremista, di un neonazista. Perché è molto difficile. Cioè, mentre nel mondo fisico, se diciamo una persona viene aggredita e l'aggressore viene fermato, si può profilarlo. Quello che le posso dire per quanto riguarda l'antisemita, noi conduciamo, il mio istituto conduce anche degli studi di tipo sociologico per vedere quanto è diffuso l'antisemitismo e in che fasce. E all'interno di quali fasce sociali.
Noi abbiamo condotto uno studio nel 2007 e un altro nel 2017, da cui emerge che circa il 12% della popolazione italiana nutre dei sentimenti antisemiti. L'antisemita modello è una persona piuttosto attempata, con un livello di scolarizzazione piuttosto basso e che vive al sud. Questo più o meno è il modello dell'antisemita, di chi nutre tutta una serie di pregiudizi antisemiti. Chi poi opera, chi conduce degli atti di antisemitismo, ripeto, questo è piuttosto difficile, perché non, nella maggior parte dei casi non sono persone che vengono arrestate. E posso dire che ci sono stati dei processi in corso per quanto riguarda dei gruppi di estremisti che avevano condotto degli attacchi pesanti attraverso dei siti web, che sono quelli di Stormfront, che è un gruppo di non nazisti. Molti sono giovani, ci sono delle persone alle volte anche piuttosto disadattate, con dei problemi relazionali, ci sono degli individui che non hanno praticamente una vita sociale, che neanche si incontrano, cioè che vivono adesso, al di là del Covid, che oggi non ci si può incontrare, ma questi anche precedentemente avevano dei contatti solamente telematici. Quindi alle volte c'è anche questo, cioè ci sono anche delle forme di psicopatologia, però è molto difficile generalizzare proprio perché i casi analizzabili sono pochi. Quindi è molto difficile riuscire a stilare un profilo di chi compie atti di antisemitismo. Però quantomeno non c'è, come per il negazionismo, dell'editoria, non dico specializzata, ma comunque che indulge in questi argomenti. Certo. Allora, una delle cose che noi facciamo, ad esempio, che seguo io in maniera particolare, è l'editoria con dei contenuti antisemiti. E noi più o meno quest'anno abbiamo registrato, ce l'ho sotto gli occhi, vediamo un po', 65 libri con dei contenuti antisemiti. E ci sono delle case editrici specializzate in questo genere di argomentazioni, per cui ci sono case editrici storiche, come appunto le neonaziste Edizioni AR di Padova, ma poi ce ne sono altre che utilizzano le argomentazioni complottiste, per cui legano, che so, c'è un saggio magari sul coronavirus che si lega poi a tematiche complottiste, dove nella maggior parte dei casi gli artefici di tutte queste, trame sono dei sionisti. Ci vedi la famiglia Rothschild, George Soros, tutti poi demonizzati secondo una tipica casistica da antisemitismo. Quindi ci sono, e come, ci sono proprio delle case editrici, posso citare una piccola casa editrice di Genova che pubblica a batteria testi antisemiti e nazisti. E Marcello diceva prima che non ci sono dei testi di Goebbels, e ci sono, pubblicati da queste case editrici di estrema destra, che pubblicano anche delle edizioni anche curate. I volumi sono tanti. Sono tanti, e alcuni casi vendono anche bene. Non faccio i nomi per non fargli pubblicità, ma ci sono degli autori che vendono anche 10.000 copie a volume. Per cui non è una cosa da sottovalutare, ecco. Sono persone che anche, adesso no, a tempo di Covid, ma quando fanno conferenze raccolgono 200-300 persone. Insomma, non... Ci sono anche grandi editori che pubblicano materiale antisemita, legato al complottismo, ma che comunque è un fenomeno relativamente nuovo. Ci sono dei testi che sono stati pubblicati da grandi editori inconcepibili fino a qualche anno fa. Ecco, allora le faccio una domanda interessata da wikipediano. Lei conoscerà il meccanismo per cui naturalmente l'apertura di edizione di Wikipedia consente a chiunque, passando, di inserirsi in una discussione o di farla nascere ex novo. In questo magari può venire qualcuno che desidera spargere idee o comunque conquistare posizioni, tra virgolette, anche per l'antisemitismo. Secondo lei c'è qualcosa di particolare a cui noi dovremmo stare particolarmente attenti a livello anche di camuffamento dei tentativi di infiltrazione di queste posizioni? Fidandoci magari anche a noi, nel senso che noi abbiamo un'analisi, facciamo un'analisi, poi non è di tutto quel che esce, però bisogna stare molto attenti, perché le volte capita che sono chi fa antisemitismo, alle volte sono personaggi non di piccolo cabotaggio, ripeto, non faccio nomi, sono gente che collabora a trasmissioni televisive molto seguite, per cui non è così, non sono dei personaggi così scarsamente numerosi, ci sono e sono anche attivi. Quindi poi per carità è molto difficile riuscire a orientarsi in questo mondo, perché quando si toccano certi argomenti diventa difficile, però
è un fenomeno comunque presente. Vabbè, io la ringrazio infinitamente, ringrazio sempre per la collaborazione lo SDEC, la fondazione SDEC adesso, con cui sono molti anni che ci sentiamo e che, con cui proviamo a fare qualche cosa di costruttivo e speriamo di utile alla gente. Grazie. E quindi con questo spero di vederla presto a un altro dei nostri appuntamenti. Assolutamente, molto volentieri. Arrivederci. Grazie di nuovo. Grazie. Adesso è il momento di parlare bene delle attività che fa Wikipedia, e ne parliamo in un modo un po' curioso, perché voi sapete che nella raccoglia di contenuti che poi dobbiamo distribuire per la libera conoscenza, noi abbiamo una parte importantissima delle nostre attività è dedicata al controllo, alla verifica delle fonti e delle fonti documentali, visto che le discussioni in argomento adesso sono diventate così dettagliate da dover andare puntualmente, caso per caso, a verificare dei dati. E allora è di 10 giorni fa, diciamo, questa che è una piccola soddisfazione professionale, se volete, nel lavoro volontaristico che facciamo in Wikipedia, ed è proprio quello che vedete inquadrato, Francesco Carbonara, ad aver trovato, a distanza di tantissimi anni dal 1944, quando vi fu l'eccidio delle Fosse Ardeatine, un errore documentale che fino ad allora non si era mai scoperto, consistente in uno scambio di numeri. Purtroppo il dato è tragico, perché si tratta del numero degli ebrei uccisi alle Fosse Ardeatine, che per tantissimi anni è stato indicato in 57, si trattava invece di un banalissimo scambio di cifre, purtroppo erano 75, ma è un dato che è venuto fuori a distanza di tanti anni, analizzando le fonti con quello scrupolo e quell'approfondimento e quella cosa che fa parte del nostro lavoro. Avete sentito nominare più volte Francesco Carbonara, che è un po' il principale animatore di queste iniziative che riguardano l'Olocausto. L'Olocausto, come dicevamo prima, è una di quelle zone della conoscenza che per Wikipedia è importante approfondire al massimo, perché sappiamo che sono zone di conoscenza necessaria, sempre per citare Levi, e sono zone nelle quali non possiamo limitarci a semplici schede, come le chiama qualcuno, le nostre voci di enciclopedia, non possiamo limitarci a poca roba che qualcuno legge e magari manco capisce. Noi dobbiamo fare quanto più possiamo perché chiunque possa avere a disposizione materiale da consultare. E uno dei più grandi produttori in questo campo specifico è appunto Francesco Carbonara, di cui non dico altro, faccio parlare lui, che sicuramente vi dirà delle cose molto più interessanti delle mie. Grazie Gianfranco, sono Francesco Carbonara, sono un wikipediano da 10 anni, non è paragonabile a quella di Gianfranco, di Yolanda, di Fabio, Ranfab, di Gregorio stesso, non, però da 10 anni per me è un vanto, anche perché da poco ho fatto i miei 10 anni, io che ce n'ho 70, pensate un po'. Dopo che ha parlato il professor Pezzetti, ho da dire ben poco veramente sul nostro progetto, però lo accenno solamente e vorrei anche la vostra collaborazione per brevissimi minuti, perché abbiamo sforato veramente di circa mezz'ora, quindi non per brevissimi minuti. E, si parlava anche Stefano Gatti, ora il professor Stefano Gatti stava parlando non di realtà rivolte verso gli ebrei, ma molte volte di pregiudizi. Un pregiudizio grosso, e vorrei la vostra collaborazione qui, è ad esempio il fatto che si parlava di questione ebraica nella Germania. Sapete quanti milioni aveva la Germania, milioni di abitanti, milioni di tedeschi aveva la Germania nel 1935? Fate, per favore, ecco, scrivete in talc quello che pensate fossero, quanti erano più o meno? Non avete paura di sbagliare, anche se... Non. Quanti milioni erano? No, scrivetelo in talc, oppure parlate, aprite il microfono e parlate. Quanti milioni erano? 66 milioni. 66 milioni.
Perfetto, 66 milioni, giustissimo. E ora, quanti erano gli ebrei per rappresentare una questione ebraica? Mantenetevi forte alla sedia, eh? Perché quanti erano? All'incirca 350.000. 350.000. 300, no, tra ebrei puri e mischlinghe 500.000. E vabbè, ci siamo giocate tutte le carte, hai detto, 500.000 persone rispetto a 66 milioni. Quindi è evidente proprio che si trattava di una questione ebraica inesistente, perché non solo, ma concentrate solamente nelle grosse città della Germania. Quindi nemmeno sparsi queste 500.000, concentrate, quindi tutto era tranne che una questione ebraica, quindi è chiaro che era una scusa vera e propria. Ma una cosa interessante è vedere anche come si sviluppò questo odio razziale. Parlo pochissimo perché non approfondisco il tema. Raoul Hilberg lo illustra praticamente con tre fasi. Voi ebrei, prima fase, voi ebrei non potete vivere come noi, come noi. E la ragione per cui che cosa accadde? Gli ebrei furono segregati sotto un certo aspetto per le leggi razziali, nessuno poteva prendere un pullman se fosse ebreo e dentro c'era un ariano, incominciarono a non farli lavorare più, incominciarono a prendere questi ebrei e classificarli in una maniera tale che si vide in maniera molto evidente che praticamente erano segregati, addirittura le case stesse incominciarono per le leggi razziali essere divise da quelle degli ariani, e ultima analisi, le scuole. Un bambino ebreo non poteva più andare a scuola nelle scuole dei tedeschi. Quindi Hilberg dice, prima fase, voi non potete vivere come noi. Seconda fase, voi non potete vivere con noi. Campi come ghetti, quindi ghettizzati come il ghetto di Lodz, quello di Cracovia, campi di concentramento. E poi ci fu la terza frase, voi non potete vivere, non c'era più nulla vicino, voi non potete vivere, campi di sterminio. Perché abbiamo fatto questa introduzione? Perché effettivamente i negazionisti, mentre credono nelle prime due fasi, perché non possono dire altrimenti, è vero, non solo gli ebrei furono ghettizzati, non solo gli ebrei persero molti privilegi rispetto agli ariani, però la terza fase non la digeriscono proprio. Non ci fu nessun sterminio. Non ci fu assolutamente nessun sterminio, e né Hitler lo sognò mai questo sterminio, secondo loro. È vero, i campi di concentramento non erano luoghi del Bengodi, insomma, non erano campi di detenzione, ma nessuno voleva sterminare gli ebrei. Nel fare questo però, sapete che cosa fanno i negazionisti? Dimenticano tutte quelle, qualcuno le ha chiamate sbavature, qualche altro chiama cacchine. Il termine esatto è tutte quelle prove, e infatti è il più documentato genocidio secondo alcuni studiosi, tutte quelle prove che effettivamente non i sopravvissuti ma i nazisti stessi forniscono. Ha parlato a lungo Marcello Pezzetti, quindi non mi ripeto. E questi documenti, che sono documenti importantissimi, non riguardano soprattutto non solo le deposizioni e i processi, ma come ha detto Marcello giustamente, ci sono diarie, ci sono lettere alle mogli, agli amici, agli amanti molte volte. E soprattutto c'è una testimonianza infinita di affidavit e di
confessioni fatte nei processi che non sono solamente quelli che noi pensiamo, cioè i processi furono solamente quali? Quanti? Parliamo subito del processo di Norimberga, ma a Norimberga si tengono altri 12 processi, come sapete, processi secondari, ed erano 13. Ed erano tutti lì i processi? No. Marcello ha accennato qualcosa, però pensate, solamente per il processo di Auschwitz, sul campo di Auschwitz, noi abbiamo avuto 4 processi, uno a Cracovia e 3 a Francoforte. Infatti in anni, fate attenzione, dal 47 fino al 68, quindi dal 47 fino al 68. I processi di Treblinka, per fare un altro esempio, che sono stati 3, dal 1950 al 1970. Ma poi cominciamo con i processi di Dachau, dove c'erano moltissimi. Ravensbrück, dove confluirono molti campi e molte persone processate. Un sacco di persone furono processate. Cosa conosciamo di questi processi? Noi wikipediani ci siamo fatti la domanda. E qualcuno, in maniera molto onesta, come Gianfranco e come Fabio Brampa, che sono stati i primi che ho contattato una volta che mi sono posto il dubbio, hanno ammesso effettivamente sappiamo ben poco. Sappiamo ben poco dei nazisti, cosa dissero i nazisti. E quindi abbiamo fatto una ricerca. Nel fare questa ricerca, riprendendo un pochino quello che diceva anche Luigi Pianelli, che dobbiamo essere preparati, dobbiamo fare molta attenzione veramente, non solo a essere preparati, ma a sentire molti discorsi fatti dai negazionisti che a volte si autotradiscono e molte volte vogliono farci passare con nonchalance alcune cose che sono particolari. Facciamo un esempio. Vedete quel signore lì? Quel signore lì è un accademico italiano che parla praticamente nella sua università a Teramo delle camere a gas e di Auschwitz. Sentite ora, fate attenzione, vedete un pochino che cosa stona in quello che sta dicendo, solamente sentendolo solamente per pochi minuti. Dura solamente 2 minuti, poi abbiamo finito. Ascoltate. Gli unionisti non hanno il coraggio poi di confrontarsi con gli storici veri, lo dice, adesso non mi ricordo dove, ma in una di queste fotocopie che vi ho dato, probabilmente l'ultimo foglio, però devo dire che nel 2007 io stesso invitai a mostrare il mail per il video appunto che ho mandato alla collega Pisantini di venire a discutere assieme a Forissola appunto la questione, ma lei rifiutò. Quindi insomma probabilmente secondo le situazioni insomma, c'è chi rifiuta da una parte e chi dall'altra. Comunque è gratuito affermare che i revisionisti non vogliono appunto il confronto. Allora tutto questo ci richiama che cosa? Il libro di Vidalna che è Gli assassini della memoria, nel quale libro a un certo punto a pagina 227, voi lo trovate qui tagliando molto con le citazioni, Vidalna che scrive: bisogna osservare infine che le installazioni criminali, cioè le camere a gas stesse, sono state sistematicamente distrutte dai nazisti. Quindi in pratica quella prova di Dachau, camera a gas, presentata a Norimberga, lo stesso per quel che riguarda la camera a gas esistente eventualmente ad Auschwitz, è lo stesso di Dachau che dice che non esistono prove documentali, cioè non esistono più i resti, perché i nazisti li avrebbero distrutti durante la ritirata, tra l'altro la ritirata compiuta con decine di con migliaia sicuramente di deportati che anziché aspettare l'arrivo dell'Armata Rossa ad Auschwitz il 27 gennaio del 1945 avevano preferito tornare in Germania diviso e compreso assieme ai nazisti. E quindi non esiste una prova, e allora qual è il discorso? Grazie Gregorio.
Allora, domanda, e con questo concludiamo, perché il tempo a nostra disposizione è finito. Domanda, cosa c'è di strano in quelle parole? A parte, vabbè, anticipo il fatto che dice che tutte, perché fa capire quasi che tutte le camere a gas furono distrutte, magari, purtroppo molti nazisti non ci riuscirono perché l'Armata Rossa era alle porte, quindi scapparono perché sapevano che se la passavano male con l'Armata Rossa, perché l'Einsatzgruppen in Unione Sovietica non furono così gentili con loro e con le loro donne, violentando anche le donne, quindi sapevano che non, infatti quando arrivarono nei campi di sterminio non se la passarono bene perché moltissimi furono appunto passati per le armi. Ma dice un'altra cosa interessante. Allora, stiamo parlando qui di internati, e a quel punto avete, allora, se vi è sfuggito, dimostra chiaramente una cosa questo qua, se vi è sfuggito quella frase interessante che ha detto, che molte volte quando noi sentiamo un ragionamento di un negazionista non facciamo caso a lo sentiamo come un tutt'uno. No, non dobbiamo sentirlo come un tutt'uno. E lui dice una cosa che effettivamente esce fuori da ogni ragione umana. Non dice che praticamente i nazisti, gli ebrei scelsero, ora che l'Armata Rossa stava arrivando ad Auschwitz, di accompagnare i nazisti nel viaggio di ritorno. Immaginate, se non fosse veramente tragica la situazione, immaginate un pochino, non il responsabile degli ebrei, della Judenland, che va appunto all'SS o al responsabile dell'SS, sentite per favore, portateci con voi perché sta arrivando l'Armata Rossa che ci libererà, però voi siccome ci avete trattato bene, ci avete gassato, ci avete fatto lavorare a crepatelle, cioè, portateci con voi così finite l'opera lì dove non... Il problema è che questo negazionista, se voi fate attenzione, non chiama per nome quell'operazione. Sapete come si chiama quell'operazione per nome? Come la chiamano gli storici? Marce della morte. E sapete come venivano fatte queste marce della morte? Venivano prese praticamente gli ebrei da un campo come Auschwitz e portate per esempio a Buchenwald. Dovevano fare 15-20 km a piedi nella neve, loro che erano pasciuti perché avevano mangiato benissimo, voi sapete, no? C'era il tipo, quindi erano belli, grossi. Avete visto quella foto di Buchenwald dove si possono puntare le costole, no? Dei portati. Non, dovevano quindi fare 15-20 km. Se non mantenevi il passo, la prima SS che ti vedeva ti sparava. Questa è storia non consolidata. Non, dovevano arrivare i treni, prendere i treni, essere portati in Germania, che ora... Potete pensare voi giustamente, ma anche vi può sfiorare il dubbio che proprio lontanamente che un ebreo potesse scegliere prima di tutto in un campo di concentramento? Assolutamente no. Che potesse avere questo grande, ardente desiderio di arrivare, di stare con i nazisti anziché l'Armata Rossa che poteva liberarli? Quindi è chiaro che... Quindi non facciamoci ingannare, sentiamo i discorsi e sentiamoli a pezzettini proprio. Non, perché molte volte vi accorgerete che vogliono proprio ingannarvi. E quando Claudio Vercelli parla di menzogna dei negazionisti, sta dicendo effettivamente quella che è la loro tradizione. I negazionisti usano la menzogna come l'hanno usata i nazisti, perché i nazisti furono i più grandi truffatori di questo mondo. Sapendo che arrivava la Croce Rossa, prendono un campo di concentramento, ma perché il concentramento era di transito, perché tutti quelli di Terezin finirono ad Auschwitz, dove c'era, qui c'è Stefano Burbi che è un maestro d'orchestra, dove c'era una concentrazione di maestri d'orchestra enorme, non tanto che si fecero concerti ed erano bravissimi, finirono tutta ad Auschwitz, quindi tutta una generazione mitteleuropea è stata completamente distrutta ad Auschwitz. E l'addobbarono al paese del Benguri, i bambini che mangiavano marmellata insieme a margarina, c'era una banca, pensate, c'era del denaro che si usava dentro all'interno, la gente che stava bella tranquilla. Finisce il viaggio della Croce Rossa, la Croce Rossa fa l'ispezione, ci abbocca purtroppo, se ne va, e loro
e il campo continua a essere, quindi tolgono tutta l'impalcatura, perché erano, questo era appunto, erano non solo negazionisti, erano truffatori, perché quindi questa truffa fatta scompare dopo. Ma non sono lo stesso truffatore quanto ti dicono ora prenderai il treno e andrai a lavorare all'estero. Non fu truffatore Kappler quando disse ai romani, agli ebrei romani, se mi date 50 kg di oro, voi non sarete deportati, furono deportati tutti in massa. Non sono truffatori coloro i quali hanno detto guarda, vieni a fare la doccia. Quelli serve solamente per fare la doccia. Quella stanza serve solamente per fare la doccia. Invece li gasavano. E non furono truffatori anche i medici nazisti quando abbiamo l'esperienza del nostro piccolino napoletano, non, c'è una voce tutta quanta dedicata a lui, quando gli dice chi vuole andare alla mamma? Chi vuole andare? E nonostante sapessero che questa era la frase tipica, non, che dovevano risposta che nessuno voleva vedere la mamma, invece questo piccolino abboccò e si trovò fra tantissimi altri bambini a essere cavia di esperimenti nazisti in un luogo lontano da Auschwitz. Non famosi i medici nazisti che volevano sperimentare sui bambini diverse cose. Concludendo, volevo dire solamente questo, perché abbiamo sforacchiato moltissimo, ma è stato secondo me una cosa interessante. Il nostro progetto vuole portare alla luce, per migliorare le voci di Wikipedia e soprattutto quelle dei processi, cui siamo mancanti, perché non esiste, se voi non leggerete mai il processo di Treblinka sulla enciclopedia italiana, leggete soprattutto su altre versioni, soprattutto quella tedesca e quella inglese, ma come processo di Treblinka non c'è scritto, ad esempio, che fu fatto a Francoforte, a Düsseldorf il secondo e il terzo anche a Düsseldorf, e chi furono le persone che furono messe sotto processo. Noi stiamo analizzando tutti questi processi, anche i processi sovietici, che per tanto tempo ha segretato un pochino queste le carte, ora sono accessibili a molti storici, e quindi stiamo vedendo un pochino, proprio per il miglioramento delle nostre voci, per fare permettere, e quindi ci servirà come miglioramento anche quello di poter usare quest'arma contro i negazionisti, se per caso si affacciano, perché si affacciano e l'abbiamo visto con quella voce dell'Olocausto. Il nostro scopo è quello anche di usare un po' un giochettino, e con questo concludo. Noi dobbiamo far dire ai negazionisti, se per caso qualcuno si avvicina alla nostra pagina, a pagine che parlano di Shoah, dobbiamo far dire che cosa disse il negazionista. Quindi noi abbiamo fatto, infatti, a quel negazionista che diceva Luigi Vianelli, abbiamo fatto 18 domande. Cosa voleva dire questo? Ma non abbiamo detto che cosa disse. Non abbiamo detto che cosa disse. Secondo te, Hans Munch ha fatto una dichiarazione che... Dimmi che cosa. E poi me lo devi catalogare. Mi devi dire se questa è una persona seria, non seria. Erano tutte SS, l'80% erano tutte SS. Che avevano fatto un giuramento ben preciso di coraggio e fedeltà fino alla morte al fiore. Quindi se sono persone serie, se sono persone che usano la megalomania perché vogliono apparire, quindi sono bugiardi, se sono persone che hanno avuto paura dei tribunali perché dicendo una bugia loro potevano salvarsi e quindi ingraziarsi i tribunali, loro mi devono dire pure questo. Secondo, quindi fare una classifica praticamente, o dare un giudizio su quello che è stato detto. Allora, se voi vedete, io l'ho provato con un mio amico che dopo il terzo ho detto ora giudicami, ora ti dico io perché non sapeva cosa disse il nazista, ora giudicami, e beh, questo qua secondo me fu pauroso. E quello lì proprio, ci furono moltissime che citarono praticamente, che videro le camere a gas, che furono lo stesso impiccate. Ma il problema non è quello. Dopo la terza volta, visto che stavo facendo questa analisi, allora quello è stato così, quello è stato pauroso, quello è stato...
Ma per caso, Francesco, tu mi stai prendendo per i fondelli, mi vuoi fare capire che erano tutti quanti paurosi? No, ho detto, tu me lo stai dicendo. Cioè, il problema è che se noi gli poniamo il fatto specifico ai negazionisti, allora spiegami un pochino cosa disse, mi devi dire prima cosa disse questo negazionista, e poi me lo devi classificare com'è. Voi vedrete, e Marcello lo diceva, che moltissime citazioni, moltissimi personaggi, loro non li conoscono. Non è affatto vero che hanno una risposta per tutte. Non è affatto vero, perché sono tantissime. Noi fino a questo momento ne abbiamo trovate 150. Arriveremo probabilmente a 300, forse a 500. E voi incominciate a rispondere, cioè fate una lista di 500 persone che hanno ammesso lo sterminio e le camere a gas, e vediamo se la cosa rimane così indifferente dopo. Non, ok. Concludo qui perché anche la mia badante mi sta dando fretta, purtroppo devi andare, è rimasta da stamattina anche qua e mi stava dicendo schiocca. Scusate per il ritardo. Allora, grazie Francesco, soprattutto della passione in questo tipo di iniziative di Wikipedia, che naturalmente sono pesanti, sono defatiganti per molti aspetti, e quindi senza una passione come la tua, eventi come questi ce li sogneremmo, e soprattutto una produzione come quella che stiamo mettendo insieme altrettanto. Su questo vorrei precisare che noi non solo mettiamo insieme materiale per Wikipedia, ma anche per gli altri progetti della famiglia Wikimedia, per cui ci sono materiali davvero di ogni tipo, dal multimedia al documento, anche ai lavori di sintesi degli utenti. Quindi su questo io non so se c'è ancora adesso Fabio Brambilla che avrebbe dovuto dirci una parolina conclusiva. In linea, Fabio? Sono qui, sì. Eccoti Fabio, ben arrivato. Presentiamo Fabio Brambilla, che è uno dei più esperti wikipediani, da tantissimi anni tiene sull'enciclopedia con rara maestria ed eleganza, e quindi a te la parola. Va bene, ringrazio. Spero non ci sia un eco troppo forte perché ne lo sento. Devo dire, forse come vecchio wikipediano, soprattutto andando forse anche al di là del tema di questa giornata, è un po' la meraviglia di quello che si è riusciti a produrre in questo periodo di Covid, in cui siamo qua tutti più o meno chiusi in casa, pochi movimenti, nessun incontro. Una giornata online veramente fruttuosa. Siamo riusciti a integrare assieme quella che è una attività di editing e creazione di nuove voci, creazioni di nuove voci. Ho visto, abbiamo fatto anche un po' di insegnamento a qualche nuovo wikipediano su come si scrive le voci in Wikipedia e soprattutto abbiamo prodotto in queste 2 ore di presentazioni di tematiche sul negazionismo, soprattutto di come il negazionismo cerca di inquinare la realtà storica da un lato e dall'altra parte come questa realtà storica, questo tristissimo periodo, questo quasi buco nero della storia, mancano ancora nella nostra coscienza dei tasselli. Proprio ieri ho scoperto, per esempio, che c'è un film prodotto da 2 registi americani che lavoravano sotto John Ford, prodotto sia inizialmente un materiale raccolto con anche una certa attività di spionaggio, di controspionaggio nella Germania distrutta per il processo di Norimberga, e poi arrivavano a produrre un film, Nuremberg, che non solo è esattamente fu travagliato come costruzione, come ideazione, ma addirittura finì per non uscire, perché quando il film terminò fu il 48. Il 48 significava l'inizio della guerra fredda. L'inizio della guerra fredda, questo film mostrava com'era la situazione in Europa al termine, giusto al termine della guerra, con
con americani e russi che collaboravano assieme, un desiderio anche di giustizia che cozzava contro quella che era la realtà politica di quel tempo, per cui c'è tutta una documentazione che deve ancora uscire ed essere messa alla luce. Io credo che noi possiamo e dobbiamo anche far questo. In Italia, ma in gran parte del mondo, certe cose sono uscite tardi. Nella via in cui abito, solo 3 anni fa, hanno messo le prime pietre di inciampo della memoria, che io conobbi solo 2 anni prima, in Germania. Prima non si sapeva neanche cosa fosse. Io ho una certa età e ricordo che negli anni 60 c'era qualcuno che parlava un po' di quel periodo, genitori, nonni, c'erano, ma non si dilungavano tanto. Direi che poi negli anni 70, 80, forse anche 90, in gran parte la memoria di quegli eventi è andata un po' persa o venne diluita in frasi di circostanza, soprattutto direi diluita anche da molte parole di giusta deplorazione del male, ma parole di deplorazione del male che mancando, non essendo in qualche modo complementate con un apporto storico dei fatti, hanno dato agio a un certo negazionismo di crescere. È tempo di invertire la situazione. Questo direi che abbiamo veramente sfiorato quei tempi. Sì, grazie Fabio. Adesso, oddio che eco. Direi pure io 2 parole, giusto così, sì, in conclusione. Ecco Camelia, che è un'altra wikipediana esperta e segue molti progetti specializzati. Prego a te una parola conclusiva. Una parola conclusiva, volevo diciamo un po' notificare anche quello che è il contributo del progetto Donne Shoah, che in questa occasione si è concluso diciamo con la scrittura di una nuova voce, che è la voce della guardia Elisabeth Wolkenrath, e l'ampliamento di altre 2 voci, Natalia Tulasevich, la partigiana polacca, e la pittrice tedesca Charlotte Salomon. Ecco, volevo appunto indicare anche la partecipazione diciamo del sottoprogetto Donne Shoah, che da 3 anni. Beh, certo, l'argomento delle donne nell'Olocausto è un argomento che già a sé è così complesso che probabilmente meriterebbe un che andrebbe fatto. Quindi in questo momento spero che possiamo guadagnare la tua promessa di collaborazione in questo. Ma siamo diciamo partecipi a questa giornata da 3 anni, perciò sicuramente proseguirà. Ecco, dedicare magari benissimo una giornata appunto alle donne Shoah, sicuramente. Esatto. Ne dovremmo parlare, ma purtroppo è come dire, la Shoah è qualcosa di così tanto mostruoso che ci sarebbe da fare tante giornate per ciascun piccolo argomento e non ce ne sono di piccoli. Intanto diciamo che sforando abbiamo portato a conclusione una giornata di collaborazione fra veramente tante persone, le poche che avete visto diciamo così online e le tante che hanno lavorato dietro le quinte. Non faccio ringraziamenti di quelli che si fanno nello spettacolo perché non sarebbe adatto e non ce lo meritiamo. Devo dire un grande grazie a tutti quanti, sono arrivati tanti contenuti, sono arrivate tante idee, sono arrivati spunti, soprattutto abbiamo potuto scambiare della passione in questo che è un argomento che per chi fa conoscenza, e noi wikipediani di questo ci occupiamo, è un dovere civico e anche di amor proprio. E quindi io con il ringraziamento volevo rinviare tutti quanti alle nostre prossime iniziative che siamo certi non tarderanno. Ritorneremo sull'argomento e di qui ai prossimi interventi, nel frattempo stiamo continuando a lavorare su questi temi. Grazie a tutti, grazie davvero, a presto.